አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው ነው ያል የሚሆነው ነው Buongiorno a tutti e bentrovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto alla puntata numero 17 di almeno due pagine al giorno, l'appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Da, una, appunto, da qualche settimana è diventata l'appuntamento del sabato perché poi vi ricordo che va in onda anche l'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 ringrazio Mattia Stesano per la cura eh, della parte tecnica e ricordo come sempre che San, la sigla di almeno due pagine al giorno è stata realizzata per noi da Adriano Viterbini queste le coordinate per ascoltare RBE in streaming sul sito rbie.it, in radio FM 8780 in provincia di Torino 8760 in Val Germanasca 88 Val Chisone 9660 in provincia di Cuneo 91,50 in provincia di Imperia e 101,10 in Val Bormida è possibile eh, vederci in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB, in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo e in Liguria, nelle province di Savona e Genova. E sono particolarmente contento di dare il benvenuto a Marco Amerighi in collegamento con noi. Ciao Marco! Ciao Francesco, come stai? Eh, io sto bene, sto bene. E tu come stai piuttosto? Insomma, eh, ci sono grandi novità, ne parleremo tra poco. Tu come stai, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere, è un piacere rivederti, lo sai. Esatto. E, beh, sto bene, sto bene. Molto pieno, ehm, diciamo, un inverno molto ricco di, di novità, di appuntamenti. Eh, però è anche una stagione felice. Dai. E allora io sono particolarmente contento oggi pomeriggio di eh, tornare a conversare con Marco Merighi di fare un esperimento il terzo di stagione per chi ci segue dall'inizio della stagione, perché questo pomeriggio non parliamo eh, strettamente di un libro che Marco Merighi ha pubblicato, eh, diciamo in questo, in questo periodo, ma eh, ci faremo condurre da, da Marco: insomma, eh, attraverso. Tre libri insomma, che per lui sono importanti che ci vuole segnalare in questo pomeriggio, ma voglio inquadrarlo diciamo, ai nostri spettatori e ascoltatori perché Marco Amerighi vive a Milano dove lavora come traduttore, editor e ghostwriter per varie case editrici. Il suo romanzo d'esordio, Le nostre ore contate, pubblicato per Mondadori nel 2018, ha vinto il premio Bagutta Opera Prima Randaggi, il suo secondo romanzo è stato finalista al premio Strega nel 2022. Io qui aggiungo anche la, questa biografia romanzata degli Zen Circus Andate tutti a fanculo uscito per Mondadori e Ovviamente però, e questa è una novità, noi aggiungiamo alla, alla biografia di, di Marco Amerighi um, un elemento e um, che è questo, insomma Marco Amerighi è curatore editoriale di Book Pride che andrà uh, in scena tra uh, poco più di un mese, die, dal 10 al 12 marzo e Immagino, Marco, insomma, intanto eh, un grande in bocca al lupo per il tuo lavoro. Immagino che tu stia galoppando come un, come un matto insomma, rispetto ad una responsabilità eh, importante, che è quella diciamo, di curare editorialmente una, eh, una rassegna comunque importante come Book Pride. Come sta andando, Marco? Eh, hai detto bene: come un matto, perché <ride> si ha a che fare con tantissime cose. Eh, guarda, è un lavoro nuovo e per questo, quindi, molto stimolante. Ha a che vedere naturalmente moltissimo con le persone, questo devo dire che mi piace, tu mi conosci da un po', eh, la relazione con le persone è una cosa che, che mi piace fare, che mi dà tanto, motivo per cui poi sono qua, insomma ci siamo conosciuti attraverso un mio libro tanto tempo fa e <ride> di anno in anno continuiamo a vederci. E quindi sì, sarà una bella cavalcata, abbiamo ancora due mesi, fra un mese uscirà la programmazione e dal 10 al 12, come dicevi, al Superstudio Maxi di Milano, tra questa rassegna che durerà tre giorni con ospiti internazionali, autori e autrici, tanti cantanti e tanti format che ci siamo immaginati per provare a raccontare i libri anche in un modo diverso rispetto a quello che di solito si fa in una semplice presentazione, provando molto, questa era proprio un'idea a cui tenevo tanto, ricostruire dal basso eh, un dialogo con la città, eh, soprattutto tra centro e periferia, che è un dialogo che si è perso molto negli anni, soprattutto a Milano, ma in tutte le metropoli, e con la scusa dei libri vorremmo provare a cercare di sensibilizzare su questo argomento, non a caso il titolo sarà Nessun luogo è lontano. Mi piace moltissimo questo, uh, questo lavoro intorno all'accorciamento delle distanze rispetto alle periferie che rischiano, soprattutto nelle grandi città, di diventare dei luoghi davvero uh, contenitori diciamo, di vite e non, non protagoniste. Per cui davvero um, buon lavoro rispetto diciamo, anche a questo versante, che è un versante uh, che anche personalmente diciamo, da anni um, uh, cerco di curare il più possibile perché ritengo che anche la cultura nei luoghi periferici sia un, un elemento fondamentale insomma anche per provare anche a saldare come dire, il centro con la periferia dei, dei, dei luoghi urbani insomma mh, eh, Marco allora oggi pomeriggio dicevo noi prima del primo ascolto musicale perché eccezionalmente conoscendo anche come dire, la trasversalità anche della passione musicale di, di Marco Amerighi eh, insomma eccezionalmente a te ho chiesto tre brani invece di due insomma perché eh, insomma, <ride> sapevo che mi avresti proposto come dire anche ehm, eh, colori differenti anche dal punto di vista musicale però eh, voglio chiederti questo adesso insomma, ti sembrerò anche ruffiano però siccome è da un po' che non ci sentiamo e giustamente anche i nostri spettatori e ascoltatori potrebbero dire ma chi se ne frega Insomma, però eh, mh, l'anno scorso sei stato finalista al premio Strega con questo romanzo straordinario ribadisco ecco eh, sono contento di fare la televisione marco anche perché posso far vedere anche le copertine dei libri eh, con randaggi che ha avuto un endorsement fondamentale che è quello di Sandro Veronesi però voglio chiederti questo insomma um, il, il Premio Strega è un frullatore insomma, incredibile, clamoroso, a sei mesi di distanza da, 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 da quella finale, perché insomma tu te la sei giocata davvero molto molto bene fino alla fine. Eh, se dovessi fare insomma anche in poche battute, se possibile, ovviamente un bilancio rispetto a quella esperienza, che cosa potresti dirci del Premio Strega a cui hai partecipato con Randaggi? Ma guarda, io mi porto a casa veramente le cose più belle. Eh, si sentono dire tante cose sui premi letterari, eh, c'è molto sospetto, molta dietrologia, però resta il fatto che queste rassegne poi, torno allo stesso punto di prima, le curano le persone. E le persone sono quelle che ti stanno accanto, sono quelle che ti fanno le domande durante le presentazioni, sono i librai che ti accolgono in vari punti d'Italia. E è stato un tour da certi, certi punti di vista massacrante, l'ultimo mese anche con quattro presentazioni a settimana in vari punti d'Italia, di, siamo stati anche a Copenaghen all'Istituto di Cultura e quindi ecco io mi porto a casa veramente tutte le persone che ho conosciuto e che generosamente mi hanno accolto, al di là appunto dei risultati, al di là di questa eh, retorica della, della vittoria, penso che sia una fortuna che capita raramente e, e lascia il segno, ecco molte di quelle persone che ho conosciuto sono persone che sento ancora tuttora, è un bel regalo direi. Assolutamente, questo l'hai anche detto sui tuoi canali, insomma, dicendo che al netto di tutto, veramente rispetto al premio Strega, poi che è il premio eh, letterario più importante che abbiamo in Italia, insomma, se ne dicono di cotte e di crude, però tu ci hai tenuto anche a sottolineare ad una platea molto ampia, diciamo, che è quella anche dei social network, che in realtà ciò che rimane diciamo, poi, sono le relazioni, i rapporti, insomma, e questo è quello che conta. Ma intanto noi siamo al primo dei tre passaggi musicali, ascoltiamo di Adrian Lenker to reverse to reverse di Adrian Lenker da Songs and Instrumentals uscito il 23 ottobre del 2020 per 4AD. Allora, uh, Marco, insomma, qui parliamo di Adrian Elizabeth Lenker che in realtà è insomma, la cantante no, del, dei Big Thief, che è un grande gruppo, insomma, è stata una grande scoperta degli ultimi anni, grandi sonorità, ma tu scegli in realtà eh, questo brano tratto da un disco che viene fuori, dentro, se vogliamo, no, la pandemia, il lockdown, si parla anche di una separazione dolorosa per quanto riguarda Adrian Lenker. E, mh, che ha dentro comunque dei registri diciamo, molto, molto riflessivi, molto pacati e che, che comunque vanno dritti al cuore. Perché Adrian Lenker? Perché Tu Reverse? Oggi pomeriggio Marco. Ma l'hai detto te prima Francesco, è eh, un album che ho ascoltato durante le chiusure, e in un momento in cui sarei dovuto essere in Germania eh, per una borsa di studio, dovevo restare là circa tre mesi, invece sono dovuto tornare per la pandemia, quindi sono arrivato anche con una grossa dose di rabbia. E di incomprensione, non capivo che cosa stesse succedendo ed ero molto frustrato. E questo è stato un album che mi ha molto pacificato. Nonostante lei abbia la capacità di andare giù dritta su alcuni temi e di farti sentire anche male, se ascolti bene le parole, ha certo. questa delicatezza di fondo che sembra un po' una carezza. Per cui. Eh, la trovo struggente. Mi sembra che, ecco, se ci fosse una poesia in musica, penso che suonerebbe così. E allora, intanto, siamo allora anche al primo dei eh, tre libri che eh, tu ci, ci suggerisci, perché partiamo da. Luke Lang che ha pubblicato L'autostrada per edizioni Clichy ed è uscito in realtà in Italia l'8 novembre del 2022. Ma in realtà questo è un libro del 2014, eh, dal titolo originale L'autoroute, pubblicato da Stock. Allora, ehm, io ovviamente ti lascerei il timone perché in realtà queste sono proposte eh, interessanti che rientrano dentro il tuo background, se vogliamo. No? Ci dici perché eh, noi oggi dovremmo leggere l'autostrada di Luke Lang? Ma guarda, ehm, ho fatto delle scelte un po' singolari rispetto a altre volte in cui ci siamo sentiti, ho scelto due libri usciti da poco, e questo è perché è un autore a cui tengo, è un autore che verrà per esempio al Book Pride, certo. e magari qualche ascoltatore potrebbe intercettarlo con questo libro e poi magari venirlo a sentire dal vivo, è un autore magnifico che ha scritto molti molti romanzi con una grande capacità, Ehm, eh, su, sia umana che tecnica, questo è un libro che sembra fatto col niente perché si tratta di fatto di un incontro. C'è cioè un personaggio, eh, non meglio specificato, un uomo, che eh, si ritrova in una piccola stazioncina della provincia francese, deve andare a fare un lavoro stagionale. Eh, viene da una famiglia di gestisti vedi che la musica ancora continua a perseguitarmi. Cazzo, e, assolutamente. E che cosa succede? Invece lui non parte, non parte perché c'è una strana signora molto vivace, grottescamente vivace, perché è tutto troppo. È, troppo, è troppo larga fisicamente, ma è troppo larga anche nei modi, perché convince questo ragazzo a fermarsi, a dormire da loro, perché ha anche un compagno questa signora. E da lì nascono una serie di situazioni eh, sul filo, diciamo così, dell'incredibilità. Solo che Luke Lang ha una penna così raffinata che in realtà gli credi è come? E sei magicamente portato verso un finale che attendi ehm, per dar senso a tutto questo affresco. Eh, alla luce dell'autostrada che scorre lì vicino, ed è un, un romanzo molto filosofico. Luke Lang è un filosofo, insegna all'università proprio filosofia etica. E, e io, ecco, una cosa che davvero mi porto sempre dietro dai suoi libri. Eh, la capacità di scrivere un finale. Eh, pochi scrittori, mh, diciamo, non mi lasciano con eh, la bocca storta. Lui mai tutti i libri che, che ho letto suoi eh, hanno sempre dei finali che ti fanno dire ho impiegato bene il mio tempo, ho letto qualcosa che mi ha sconvolto. Eh, quindi, insieme a questo consiglio anche La Tentazione, che è il libro precedente, uscito sempre da Clichy, esatto. eh, che è un altro romanzo veramente, veramente, veramente pazzesco. E allora, Marco, intanto però permettimi di dire che anche tu sai scrivere i finali, perché se mi permetti, questi due romanzi, diciamo, sono due romanzi che hanno dei finali diciamo, che mi hanno lasciato anche a bocca aperta, mi hanno lasciato anche davvero con il fiato sospeso, nel senso che poi dici. Se io fossi uno scrittore mi piacerebbe chiudere i romanzi così, insomma. ma non lo sono, però per fortuna ci sono scrittori come te che, che lo fanno eh, in maniera meravigliosa al posto nostro che insomma, ci accontentiamo di leggerli. I libri i libri belli insomma questo è luke lang tra l'altro in alcune note trovate anche in rete leggo insomma che insomma, ci sono dei riferimenti anche al cinema di, di joseph Losey di david lynch che ricorda harold pinter racconta i più maturi romanzi di stephen king io ovviamente non ho letto nulla di luke lang e, e insomma eh, leggere come dire questi riferimenti mi, mi mi spinge ulteriormente perché, insomma, a leggere, perché ci sono riferimenti culturali davvero molto, molto eh, importanti e, e significativi. Questo è il primo eh, suggerimento ehm, letterario da parte di Marco Amerighi. E allora, intanto, siamo al secondo passaggio musicale. Adesso siamo dalle parti di Sufjan Stevens, di un disco bellissimo di cui parleremo tra poco. Ecco per voi, Casimir Pulaski Day. Casimir Pulaski-Day di Sufian Stevens dall'album Illinois uscito per Asthmatic, Kitty Records e Rough Trade nel 2005. Allora Marco, insomma, qui eh, siamo dalle parti di un disco meraviglioso, insomma, Sufian Stevens aveva questo progetto folle di eh, incidere un disco per ogni Stato, diciamo, del, de, degli Stati Uniti, ma qui siamo dalle parti di un disco di una... Uh, lucidità di una poesia di una nitidezza davvero straordinaria. Questa canzone non è da meno. Insomma, perché per noi oggi pomeriggio Casimir Pulaski Day? Ma è perché stiamo parlando di luoghi eh, luoghi molto lontani che in realtà ci sembrano vicini. Eh, anche qua, eh, Sufjan è l'esponente di un'America che io non conosco e non capisco. Che è quella cattolica, no? lui è un forte cattolico di ideali, senza dubbio non ha niente a che vedere con i ragazzi che rammentavamo prima certo. e degli ideali di sinistra molto progressisti. Però quello che sa fare lui attraverso il mezzo canzone è quello davvero di, di toccarti nel profondo. E gli basta un affresco, una, una pennellata per raccontarti il, il momento in cui. Il suo nipotino eh, gli viene incontro e eh, quella luce illumina ogni cosa. Eh, ha la capacità di sintetizzare con una lucidità, come tu dicevi, eh, i rapporti fra le persone come davvero pochi altri hanno fatto. E insomma, non è un caso che ogni volta che esca un suo pezzo ci sia così tanta attenzione perché davvero ha dimostrato di avere una capacità. Di, di rappresentare l'animo umano che, che raramente si trova. Um, siamo al secondo uh, suggerimento letterario. Insomma, adesso ci spostiamo in, in Scozia, se non sbaglio. No? Perché um, della scrittrice e giornalista scozzese Carl Flynn il libro che ci suggerisce di leggere Isole dell'abbandono, vita nel paesaggio postumano uscito per Blue Atlantide in Italia il 21 aprile del 2022, ma in realtà il libro è uscito nel 2020 per la William Collins. Dal titolo Island of Abandonment, Life in the Post-Human Landscape. Qui siamo, insomma, dalle parti, se vogliamo, anche di un, di un ragionamento, se vogliamo, un'osservazione, diciamo, rispetto al tempo che viviamo, che secondo alcuni, a partire anche dal Guardian, insomma, è un libro che ha coraggio ma che ha anche una prospettiva di speranza. Spero di non aver detto troppe baggianate tutte insieme, Marco. No, 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 dici bene, dici bene. Guarda, anche questo è un libro che ho letto abbastanza di recente, in un'occasione anche molto felice, perché è un'occasione collettiva all'interno di un book club, ed è stato un libro che ha fatto molto, molto riflettere. È partito quasi in sordina, innanzitutto è una raccolta di reportage narrativi, che cosa significa? Che c'è questa scrittrice, che è molto giovane, vedrete dalla biografia. Che è andata a visionare una serie di luoghi che sono stati abbandonati dall'uomo e proprio per questo, in questi luoghi, la natura è tornata a prosperare. Sono tanti luoghi diversi: si passa da Chernobyl alle eh, piane di Verdun de, della guerra mondiale, eh, i grandi fiumi inquinati degli Stati Uniti, eh, Detroit dopo il collasso dell'industria automobilistica. E, e devo dire che sì, c'è un messaggio di speranza eh, che è dettato innanzitutto da un recupero eh, di, di, di piante, eh, di alberi che in passato erano scomparsi per un intervento troppo massivo e massiccio dell'uomo, ma poi sono nate anche nuove specie e, e questa è la cosa più, più intrigante, più interessante. E, è un libro che ha anche delle, dei passi e delle nature antropologiche, fa riflettere appunto su quale davvero è, tra virgolette, il giusto rapporto tra uomo e natura, premesso che non c'è, non c'è, non esiste questo giusto rapporto, perché a pensarci bene non esiste più nemmeno la natura, ormai siamo nell'antropocene, no? quindi siamo in un'epoca in cui l'uomo ha determinato tutte eh, le, le scelte e le evoluzioni anche del pianeta in cui viviamo però dialoga anche con una tradizione, con tutti quei testi di natural Writing che per esempio qualcuno avrà potuto leggere, eh, penso a Zebald, ma penso anche a Robert Mesterlane, Jan Sinclair, tutti questi autori che passeggiando, muovendosi, provano a raccontare un territorio con il passo lento della camminata. E anche la riflessione in un certo senso è così lenta, bisogna darle un po' corda ma vedrete che entrano e come queste riflessioni e lasciano un bel bagaglio di riflessioni. Ecco Marco a proposito poi anche di, di rapporto con la natura, insomma tu dicevi anche poco fa eh, che insomma um, all'interno dell'edizione di Book Pride di cui tu sei curatore editoriale in realtà ci sarà spazio anche per uh, Fridays for Future se non sbaglio, no? anche per qualche esponente di ultima generazione che in realtà è finita nel tritacarne diciamo per quella um, manifestazione diciamo esplicita di inizio anno uh, davanti al Senato però scopriamo insomma anche leggendo eh, dentro la biografia di questo movimento che eh, si tratta di un movimento eh, diciamo non violento che sceglie l'esibizione per attirare l'attenzione ecco devo dire ehm, ti volevo anche chiedere questo insomma, quanto sia facile o complicato in realtà in questa fase della nostra storia in una rassegna come quella di Bookbride diciamo provare a coinvolgere movimenti di questo genere che mettono gli adulti in realtà con le spalle al muro e davanti alle loro responsabilità. Marco. Ma eh, non è così facile coinvolgerli perché significherebbe accettare di aver sbagliato certo. noi come generazione. Eh, quello che invece eh, dobbiamo fare è lasciare uno spazio di parola. Probabilmente ci sono delle cose che ancora eh, ci sfuggono, che non riusciamo a capire, ma nei casi che hai citato... Innanzitutto mi sento di dire che hanno una grande capacità ehm, di, di, di elaborazione, di studio, sono persone preparate, sono persone che comunicano molto bene quello che hanno in testa. Oltretutto navigano un territorio che non è fantascientifico. La disobbedienza civile è qualcosa che fa parte dell'Italia, della storia dell'Italia. Eh, forse ce ne siamo un po' dimenticati, certo. ma eh, a inizio Novecento c'è stato un... L'Italia è stato un terreno anarchico fortissimo e l'anarchia è stata un grande eh, fautore di dialogo e di trasformazione sociale, con una serie di eh, eventi come per esempio il mutuo soccorso, laddove lo Stato non arrivava, arrivava arrivavano i cittadini che si stringevano, si volevano bene in questo senso e pensavano al proprio futuro, e lo stesso negli anni 60-70. Quindi ecco, ci siamo un po' dimenticati, un po' forse schiacciati dalla globalizzazione. Questi ragazzi hanno il diritto di lottare per qualche cosa che, eh, che nessuno gli lascia. E, e mi, sembra, mi sembra davvero un, una cosa da fare, ascoltarli e entrare in crisi con i propri, con i propri, con i propri ideali. Siamo eh, praticamente alla prima eh, pausa. E spazio al GR di Popolare Network. A tra poco seconda parte di almeno due pagine al giorno questa settimana in questa puntata per la quale noi non siamo scaramantici puntata numero 17 abbiamo con noi lo scrittore Marco Amerighi non siamo scaramantici vero Marco no ma no abbiamo già tanti problemi direi di non aggiungere anche questa <ride> esattamente esattamente e siamo al tuo terzo suggerimento letterario tra l'altro che è un recupero in realtà perché adesso ti chiederò in realtà chi è Sirio Giannini e perché ci suggerisci di leggere o per chi l'ha fatto di recuperare di rileggere Prati di Fieno eh, ripubblicato il 18, il 18 gennaio 2010 per Polistampo ma in realtà ehm, Prati di Fieno è uscito per la prima volta nel 1953. Di che libro e di che autore stiamo parlando Marco? Ma eh, allora, innanzitutto, stiamo parlando di un autore morto prematuramente all'età di 35 anni. Un autore toscano eh, di Serravessa in provincia di Lucca, quindi siamo diciamo, alle pendici delle Alpi Apuane, anzi un po' più su, direi, verso le Alpi Apuane, famose per il marmo di eh, Buonarroti e per un tipo di storia che ci rimanda insomma a una certa epicità, a una certa sontuosità. Eh, Silvio Giannini invece è uno scrittore di umilissime origini e che nella vita um, ha sempre scritto eh, ma ha sempre dovuto lavorare, e sono lavori di fatica, eh, ha fatto il contadino, eh, ha fatto il cavatore, quindi nelle, nelle cave di marmo e, e lui è, adesso dirò qualche cosa un po', un po forte ma ed è paradossale che non si conosca, ecco il motivo per, per me di scegliere di portarlo qui in questa trasmissione, è stato un po' il nostro Hemingway, eh, ha una lucidità di scrittura eh, molto secca, oggi diremmo minimalista, ma eh, eh, qua siamo veramente eh, insomma, in anni in cui eh, neppure si poteva parlare di, di quelle cose lì. E, le cose che ha scritto, che sono poche purtroppo, Sirio Giandini, sono state insigniti anche di premi molto importanti, eh, per l'appunto il premio Hemingway, dove in giuria aveva personalità tipo Dino Buzzati, eh, Mondadori, Montale, Lapivano. Eh, insomma, stiamo parlando veramente di uno scrittore che è, stato to è uscito totalmente eh, dai radar. Eh, io ecco, inviterei davvero eh, gli ascoltatori a, a leggere il primo eh, racconto di questa raccolta, che si chiama proprio Prati di Fieno. E che troveranno una descrizione di un mondo contadino eh, privo di retorica, molto dura ma anche molto umana eh, sono quei racconti che ti aprono in due il cuore, e ti fanno male eppure ti, ti lasciano qualche cosa no? non sai bene dire che cosa ma quella bellezza doloros dolorosissima ma è pur sempre una bellezza Prati di Fieno, La Valle Bianca, i Racconti dove nasce il fiume. Insomma, io sono riuscito a recuperare questo piccolo mazzo diciamo, di, di, di pubblicazioni ed è incredibile. Poi ci sono alcuni inediti, ma è incredibile come, insomma, in questo paese si abbia questa facilità nel volgere la, lo sguardo da, da un'altra parte rispetto anche a determinati autori, rispetto a. A determinati movimenti insomma che, che, che lavorano anche per noi e per il nostro futuro, se vogliamo. No? e Quindi recuperiamo insomma, il nostro invito. Noi sottoscriviamo l'invito di Marco Amerighi a recuperare Sirio Giannini. Noi intanto siamo al terzo passaggio musicale, insomma, andiamo insomma nella parte anche un po' dura di questa di questa trasmissione. Perché tu ci proponi dei bachi da pietra meriterete. Meriterete dei bacchi da pietra eh, all'interno dell'album Reset uscito il 7 maggio del 2021 per Garrincia Dischi. Allora, Marco Giovanni Succi, Bruno Dorella, insomma escono dal lockdown escono da un periodo durissimo per tutti e ovviamente come si dice in questi casi proprio non le mandano a dire insomma no perché insomma, questo, è, è, questo brano ma anche il disco è di una precisione chirurgica e insomma in questo caso non si può volgere lo sguardo dall'altra parte perché meriterete Marco? Beh, perché allora, diciamo loro, per chi li conosce sono un gruppo veramente molto duro in effetti, duro nei live perché in coppia hanno davvero costruito dei muri di suono incredibili, mi è capitato di vederli spesso e sono uno spettacolo. Qua è come se in un certo senso affinassero un po' anche il coltello della scrittura, perché questa meriterete è un po' quella famosa frase che ci dicono tutti, no? Soprattutto quelli delle altre generazioni. E vale a dire ve lo siete meritato, no? Esatto. Avete, avete scelto questo, avete votato quest'altro e adesso allora vi pescate questo. E, e in, questa, in questa canzone lui descrive praticamente una specie di società ipotetica in cui eh si sì, meritano una serie di cose che in realtà nessuno vuole, per esempio la svolta autoritaria di un gran figo friendly con dei gran slogan catchy, dice. Esatto. quindi gioca molto anche, cosa che. Non, ho, non hanno fatto spessissimo invece su delle rime un po' facili, no? apposta per strizzare un po' l'occhio a certi tipi anche di canzoni. Eh, naturalmente c'è un messaggio sotto, in realtà molto dinamitardo. Ecco. Eh, però ho scelto questo pezzo perché ha eh, quel loro calore istintivo di chitarra e, e, e batteria, e però, appunto, ripeto, anche questa ironia molto graffiante. Meriterete la svolta autoritaria di quel gran figo friendly con dei grand slogan catch che tu citavi, che stabilisca una morale imposta e precise linee di condotta dentro e fuori dai letti. Meriterete un mincul mm. pop che decide quel che dovete o non dovete sapere. Meriterete le notizie sempre solo belle e le notizie sempre solo vere e finalmente andrà a tutti molto bene. Insomma, questo andrà tutto bene insomma, insomma è uno slogan che ci, ci risuonava nelle orecchie due anni fa due anni, quasi tre anni fa insomma, e, insomma evidentemente non e è andato tutto bene e Giovanni Succi insomma ce lo ricorda che in realtà le cose come sono andate e come, come vanno allora Marco noi siamo quasi in coda a questa conversazione eh, ti ringrazio per questi suggerimenti ma intanto per tornare un attimo invece al Marco Amerighi scrittore insomma dentro Randaggi e dentro le nostre le nostre ore contate c'erano. In realtà ci sono due storie. Uh, che quelli bravi dicono storie di formazione, no? uh, e, mh, con uh, diverse anche uscite laterali, insomma, delle vie di fuga. E, e, mh, ma in questo momento, insomma, ovviamente immagino che tu sia preso da Book Pride: ma insomma, esiste anche una, una storia nel cassetto di Marco Meriglio. In questo momento diciamo, esiste altro dentro la, la tua vita? Di... <ride> Professionale. La, la, la famosa domanda. No, ma è una eh, domanda che in realtà non faccio mai, ma che mi permetto di fare a te. Perché sì. so che tu, insomma, sì. non, non, non ti sottrai mai a tutte le domande, a, a quasi tutte. Insomma. Guarda, c'è ed è più diciamo, di qualche cosa che sta nel cassetto. Nel senso, più di un'idea. Ho iniziato a scriverlo. E, e sarà diciamo, un altro libro diverso. Eh, io credo che siano tutti libri un po' diversi, quelli che ho fatto finora. E hanno scelto un po' delle strade un po' laterali e anche questa sarà un'altra strada laterale e stavolta per la prima volta mi proverò a raccontare un uomo che ha vissuto cento anni prima di me ancora in toscana eh, ancora con delle con delle fughe con delle con dei fallimenti con eh, eh, il tentativo diciamo di trovare eh, un posto eh, all'interno della società per capire poi che in realtà un posto non c'è. E quindi diciamo se tematicamente sono ancora un po' a casa mia, eh, mh, proverò a toccarla in un modo diverso, insomma a lavorare la materia in maniera un po' diversa e allora Marco intanto eh, ti chiedo scusa per la banalità della domanda insomma in coda eh, insomma, che cosa c'è nel cassetto però ti ringrazio anche per questa micro anticipazione rispetto alla storia che noi aspettiamo, almeno io personalmente aspetto perché insomma leggerti è sempre davvero un grande momento insomma eh, almeno per quanto mi riguarda e per tanti come me insomma che leggono davvero molto volentieri i tuoi libri noi siamo giunti eh, al termine della puntata numero 17 della prima stagione del Almeno due pagine al giorno ovviamente Marco Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi. L'invito è a leggere i libri di Marco. Io spero sia stato un buon tempo anche per te. Grazie ancora per essere stato con noi oggi pomeriggio, Marco. Grazie a te, Francesco. È stato un piacere rivederti. Grazie, e allora buon lavoro e in bocca al lupo per eh, Book Pride, ovviamente che sia una grande avventura, ma credo che lo sia già, e, mh, intanto dicevo che noi siamo giunti in coda alla puntata numero 17, vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani, do, domenica 12 febbraio a mezzogiorno e il podcast audio e video sarà disponibile dal lunedì sul sito rbe.it. Grazie a Mattia Stesano per aver curato la regia anche questa settimana. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, 18 febbraio, sempre alle 17, per la puntata numero 18 di almeno due pagine al giorno del sabato. Vi ricordo anche l'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì di almeno due pagine al giorno, dalle 10 alle 11. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti. thank mm -hmm. you